Oramai la Fashion Night targata Tordiglione Production è un marchio di fabbrica. Il suo patron Walter Tordiglione la sta portando con grande successo in tutta l'Irpinia. Dopo Flumeri, Bonito, Mirabella, presso Leclano, Mariano, presso l'Inclub, recentissimamente a Caposele, meravigliosa location estiva, il 5 luglio alle ore 21 sarà il ristorante Jolie. La scaletta della serata sarà ricca e variegata, come per ogni Fashion Night, ingresso rigorosamente gratuito. Questa sera a Fontana Rosa, conferenza stampa di presentazione di Fontana Rosa Fashion Night. Sindaco Flavio Petroccione, il comune di Fontana Rosa ha dato il patrocinio morale a questo evento che vuole promuovere l'imprenditoria e l'artigianato irpino e vuole dare anche un momento di svago ai cittadini. Sì, certamente, non potevo non dare il patrocinio morale a questa iniziativa che ritengo molto positiva, sia perché diciamo, muove un po' di economia, quindi in questo periodo di stagnazione, in questo periodo di difficoltà, creare diciamo, occasioni per l'economia, per muoversi, per creare diciamo, l'opportunità di svegliarsi da questo torpore è sempre cosa positiva. La cosa che fa piacere è che in questo contesto, questo imprenditoriale che ha saputo mettere in piedi Pasquale e Iannuzzo con questo ristorante, con questo resident, è una cornice bellissima dove sicuramente si incastronerà questa manifestazione così attesa e speriamo che riesca alla meglio. Filo d'Arianna di Fontana Rosa, un'iniziativa sartoriale intrapresa da pochissimo, quali sono i vostri progetti? Oddio, di andare sempre avanti con nuove creazioni, con nuovi con tutto di più, ecco. Sì, sì. Ma le persone si riavvicinano al taglio sartoriale, c'è questa riscoperta? Sì, stanno scoprendo questa cosa. Hanno iniziato prima con gli aggiusti, perché mancava questa cosa a Fontana Rosa, adesso stanno iniziando a vedere qualche piccolo modellino che abbiamo esposto e sta iniziando a piacere. Ecco. Quindi l'abito su misura funziona nuovamente? Sì, molte persone lo cercano, sì, perché magari nelle difficoltà che hanno nel vestire, sì, che è abbondante, ecco. Sì. Che curvi, diciamo, usiamo questo termine più carino. Sì. È giusto. Invece per Fontana Rosa Fashion Night cosa porterete in passerella? Allora, ci sarà un bel vestito per la Cipriani, bellissimo, molto colorato, non diciamo nient'altro, molto bello, che ha scelto anche lei. Poi ci sarà qualcosa con il rosa, con il pizzo, sarà molto elegante. Abiti da uomo, ci sarà un abito solo completo e una giacca da uomo. Ci saranno due bimbi che sfileranno, ci sarà una cosa semplice, giacca con pantalone, dei vestitini semplici, ecco, niente di... Quindi per tutte le occasioni? Brava, sì, per tutte le occasioni, sì. E siamo con tutto lo staff di NTS Oriente, questa magnifica casa che realizza gioielli straordinari in ottone, pelle, insomma in materiali naturali. Abbiamo anche qui degli splendidi esemplari di gioielli veramente meravigliosi. Mirko, il creator di questa azienda, ecco, cosa ci porterà in passerella per Fontana Rosa Fashion Night? Porterò, come anche le altre volte, sempre gioielli realizzati in rame, e ottone, pietre semipreziose. In particolare questa sarà la collana che indosserà Francesca Cipriani e questo qua è un altro modello sempre frutto delle mie creazioni. Poi altre cose a sorpresa vedremo. Vogliamo dire che il rame ha anche delle qualità terapeutiche? Certo, sì, il rame ha delle proprietà terapeutiche e grazie alle sue proprietà chimiche dona al corpo comunque dei benefici. Ecco, da migliaia di anni viene utilizzato questo materiale e ci regala nell'arco della storia numerosi gioielli e tanti altri manufatti. Ecco. Dove trova ispirazione per le sue creazioni? Beh, la mia ispirazione in realtà è un po' complessa questa cosa qua. Diciamo che la mia ispirazione viene da lei, essendo dei modelli femminili comunque. È ovvio che mi ispiro a una donna e la donna che ho più vicino ovviamente è lei. Quale onore, quale felicità. Felicissima, logicamente. Siamo adesso con Martina Di Fronzo che è la nostra fiorista, creerà qualcosa di molto particolare per questo evento. A cosa ti sei ispirata per le decorazioni floreali? Più che altro ci siamo ispirati a uno stile naturale, con delle ballette di paglia dove ci saranno delle sedute per le persone oppure per le stesse stiliste che saranno presenti quella serata.
La tua attività da 4 anni qui a Fontana Rosa, sei giovanissima, quindi hai iniziato molto presto. Sì, sono 4 anni che ho il negozio, mi occupo di addobbi floreali per tutti gli eventi, specialmente dei matrimoni, ma anche matrimoni all'aperto, eventi in genere, come manifestazioni di questo genere, insomma. Che cosa ti piace fare in particolar modo? Il bouquet, non so, il bouquet per le spose oppure un decoro particolare? Più che altro i bouquet da sposa danno le soddisfazioni, cioè sono quelli che tirano veramente, cioè ti fanno veramente capire il lavoro che hai fatto durante la giornata, e quando arrivi a casa della sposa è l'unica cosa che ti fa, insomma, tirare la somma del lavoro effettuato. A Fontana Rosa Fashion Night ci sarà anche una sfilata di abiti da sposa, quindi ci potrai far assaggiare un pochettino le tue capacità in questo settore? Quasi sicuramente sì. Pasqualina Di Prisco, parafarmacia Di Prisco qui a Fontana Rosa, la curiosità di partecipare a questo evento? Allora, la curiosità è stata in particolare quella di proporsi, perché in particolare per noi piccoli centri è un motivo di conoscersi, cioè di farsi conoscere di più anche dagli altri, visto che viviamo in centri dove la ricettività è minima. Quindi io ho un'attività da circa 3 anni e per questi paesi in verità ci vuole proprio questo, dare maggiore informazione. Quindi in tutti i campi, cioè da un campo quale il mio, prettamente delicato, quindi dedicato alla salute, e non è semplice. Per cui, ecco, poi oltre alla salute c'è anche la bellezza, visto che questo evento è dedicato anche, diciamo, ecco, alla bellezza femminile in particolare, quindi perché no dare dei consigli validi anche su quello che è la cura di se stessi e quindi stare meglio con se stessi, cioè volersi un po' più bene, perché penso proprio in questo periodo di transizione, anche di soprattutto di difficoltà economica, possiamo dirlo. Sì, di identità morale, quindi un pochino ci vuole. Mi sono da apprezzare eventi come questi, certo, che con grande sforzo promuovono, sì, l'imprenditoria locale. Sì, in particolare perché abbiamo bisogno di questo, cioè i nostri piccoli paesi hanno bisogno in particolare di riprendersi proprio da questo punto di vista, cioè in modo da valorizzare quello che abbiamo, perché c'è tanto e tanto ancora da valorizzare, quindi partire dalle piccole cose per poi arrivare a cose anche più grandi. E siamo con Giovanni e Gerardo, che sono i titolari della macelleria Carni Palomonte. Voi da Salerno siete venuti a Fontana Rosa per farci compagnia in questo evento. Sì, siamo qua per la prima volta nella provincia di Avellino per farci conoscere i nostri prodotti. Stiamo puntando come per il prossimo anno sullo stagionato, praticamente sui salumi stagionati, salsicce e soppressate, che da noi ci vantano un pochino dappertutto. E qui c'è già chi ha l'acquolina in bocca, possiamo dirlo. Tra l'altro non è il primo evento che sponsorizzate con la Tordiglione Production. Sì, è il secondo. Siamo stati a San Gerardo, è stata una bella serata, siamo stati contenti e spero che possiamo essere di gradimento anche questa sera. Il ristorante Jolie ci ospita questa sera, ci ospiterà il 5 luglio, quindi una cornice straordinaria per questo evento. Siamo con Angelo Iannuzzo. Jolie non è solo ristorante, anche residence e anche wine bar. Raccontaci un po' le vostre attività. Il ristorante ci offre cordialità ed ospitalità verso il cliente, valorizzando i prodotti tipici dell'Irpinia. E oltre ad essere un ristorante, è anche un bar e un complesso turistico dove per relax ed ospitalità verso tutti. I vostri piatti sono ispirati sicuramente alla tradizione, tutti i tipici delle nostre terre. Ecco, un menù tipo, ecco, un menù che voi proporreste ad una persona che viene dal nord, per dirgli questo è quello che noi offriamo di meglio. Porcini, pasta con i porcini, melanzane, peperoni. Tra l'altro voi alternate anche sia menù di terra che di mare. Sì, di mare. Lavoriamo anche sul mare, cioè sul pesce. E
abbiamo molti piatti. E quindi ce n'è per tutti i gusti. Sì, sì, sì. E siamo con Rosanna Giaquinto, una delle modelle più assidue della Tordiglione Production. Quanti eventi hai fatto con Vatri? Li hai mai contati? Oddio, non ricordo, però sono tanti. Prima anche come coreografa, modella, insomma un po' di eventi, sì. Voi siete delle professioniste, sfilate in passerelle in maniera eccezionale, davvero top model. Ma avete una, tu in particolare, hai una preferenza rispetto a cosa indossi? Non so, l'abito da sposa piuttosto che il costume, magari il costume da bagno non lo preferisci? Cosa ti piace di più? Allora, diciamo che ci sono diverse tecniche, quindi magari con l'abito da sposa c'è più eleganza, c'è più charme. Col costume è una passerella un po' più aggressiva, quindi sono differenti, però ovviamente una professionista ama sfilare tutto. Ecco, hai appena detto, tu sei anche coreografa, una ragazza che voglia fare la modella, al di là delle misure e della bellezza, quali qualità deve avere? Allora, io insegno anche portamento, quindi lo dico sempre alle mie allieve, l'eleganza è il miglior outfit che una donna possa indossare ogni giorno, quindi il portamento e l'eleganza. Poi le tecniche ovviamente si imparano al corso, facendo esperienza, però quella è la prima cosa. Quindi essere anche sobri e sapersi porre, non strafare. Non strafare, sì, l'esagerazione non va mai bene. Importante sponsor di Fontana Rosa Fashion Night, il centro di bellezza Elisir. Siamo con Dori Tammaro che tra l'altro si occuperà insieme al suo staff di rendere ancora più belle, se possibile, le nostre modelle, ma anche la Cipriani, quindi ti occuperà di trucco e parrucco. Che cosa pensi di proporre per la serata? Hai un tema particolare che porterai avanti? Ma io credo che per questa serata, visto che di sera è una serata elegante, penso che tutto è impostato sulla raffinatezza e l'eleganza, vorrei anche io mantenere questo tema. Quindi sarà molto semplice, essenziale e come obiettivo l'eleganza, la raffinatezza. Abbiamo detto Elisir è un importante, un accorsato centro di bellezza a Mirabella e Clano. Cosa offre il vostro studio? Ah, nel mio centro è possibile farsi belle dalla testa ai piedi. Sì, voglio giocare un poco perché così è molto più bella la comunicazione, credo che sia più piacevole. E da noi le persone possono farsi belle attraverso la cura dei capelli, la ricerca dello styling giusto. Poi inoltre nel mio centro ci occupiamo anche di teniamo anche il centro benessere, ci occupiamo di tutto ciò che riguarda il corpo e il viso. E in più un mio interesse personale l'ho voluto mettere nella cura del corpo per quanto riguarda la riflessologia, un po' l'olistica in generale, quindi ci occupiamo anche di dieta e di olistica. E a proposito di divertimento, il tuo look la dice lunga su quanto ti piace divertirti. Ecco, consigli anche alle tue clienti di osare, di provare con colori particolari, e riesci ad attecchire con questa cosa? Sì, sì, ma guarda, ognuno di noi può proporsi nel modo in cui si sente a proprio agio, quindi può esistere un taglio corto, un taglio lungo, una pettinatura un po' più briosa per tutti, l'importante è sentirsi nel momento giusto e io cerco di aiutarle a capire qual è il momento giusto. Siamo con Giusy Bevilacqua, titolare di una selleria, sì sì, avete capito bene, una selleria che si trova a Torre Le Nocelle, e quindi ci proporrà a Fontana Rosa Fashion Night una sfilata molto particolare, quindi avremo abiti country, abiti per l'equitazione, vogliamo parlarne? E abiti per amazzoni naturalmente, niente, quindi invito chiunque, il mio invito è quello di venire a Fontana Rosa, di insomma lasciarvi prendere, trasportare da questa disciplina bellissima, l'equitazione, e anche dall'abbigliamento country, che è un abbigliamento di tendenza. Tu tra l'altro sei un'amazzone, ti piace andare a cavallo, hai un bellissimo cavallo, sì, che è il tuo amore. Sì, Amon. Dopo i tuoi figli. Certamente, dopo i miei bambini, ho un bellissimo cavallo bianco, si chiama Amon, diciamo è tutta la mia vita. Ecco, diamo
qualche chicca, non so, un abbigliamento tipo da amazzone. Allora, un abbigliamento tipo da amazzone, un abbigliamento di tendenza, ripeto, fuson, stivali alti in pelle italiana, che va molto, diciamo un abbigliamento venduto ed imitato, ci viene comunque invitato anche dall'estero, quindi... Come ti è venuta l'idea della selleria? L'idea della selleria, diciamo, io vengo dalla ristorazione, la mia famiglia è una famiglia di ristoratori, però ho deciso di, insomma, di coltivare questa passione, anche perché era l'unica alternativa, insomma, che mi avrebbe dato comunque tante tante soddisfazioni. Eppure all'inizio qualcuno ti ostacolava, tu invece ci hai creduto fermamente, hai portato avanti la tua idea e hai avuto successo. Sì, in effetti sì, mi sono trovata purtroppo da sola a lottare, ho creduto tanto in questa attività e il tempo comunque mi ha dato ragione, anche se qualcuno, insomma, ancora oggi mi sta tirando i piedi, però ce la facciamo, teniamo duro.